l'umanità ha vissuto millenni senza la luce elettrica. C'è una grande differenza fra la luce elettrica e gli altri sistemi di illuminazione. L'elettricità è bianca, eguale, diffusa costantemente, mentre le altre luci sembrano vive. Mio giovane amico, crediamo di aver fatto luce per sempre e basta un soffio di vento per ripiombare nel buio. Vi siete mai chiesto come mai la gente non crede più al sovrannaturale? Certo, dipende dai sistemi di illuminazione. Le antiche case, con candele o lume olio, erano piene di ombre tremolanti, di angoli oscuri. Ogni contorno diventava impreciso e quindi la fantasia... Chissà. Certo, le antiche case erano molto più piene di ombra, e l'ombra è mistero. Con la nostra luce diffusa, forse non abbiamo risolto il mistero. L'abbiamo solamente ricacciato indietro, fuori dalla nostra possibilità di afferrarlo. Strane cose succedono questa notte. È l'acquavite, vero? È l'acquavite. Che cosa hai visto? Domandò Douglas fissandolo. Martin, l'ubriacone, si dondolò sulle gambe con una strana espressione sul volto. No, non è la prima volta. No, Mr. Douglas. Un'altra volta ho visto. Che cosa hai visto? Parla, su! Ordinò con voce alterata lo scienziato. Quando Mary è sparita, io avevo bevuto e mi era messo a prendere il fresco qui dietro, all'angolo della strada. La notte tutta bianca e io guardo attorno. C'era la luna, come adesso. Tanta luna. Non c'è mai nessuno per le strade di Millstone la notte. Nessuno, tranne me e Rachele. Quando Rachele va via, resto solo io. Parla, avanti, che cosa hai visto? Io sentii dei passi. Chi poteva essere a quell'ora? Strani, strani passi, come soffici, come passi morbidi e senza peso. E allora guardai e vidi la cosa fosforescente. Un uomo piccolo, più piccolo di me, luminoso, verdastro. E ad ogni passo lasciava un'orma scura come di bruciato sulle pietre. Ah, Mr. Douglas, non è il delirio, vero? Non è il delirio.